33 anni di amore per la propria terra, della quale portarne alla luce gli angoli più nascosti e le storie di un tempo, per un incontro tra generazioni volto a tenere sempre acceso il ricordo ed anche quell'orgoglio di appartenere alla Ciociaria. È andata in rassegna anche la 33esima edizione del concorso letterario La Nostra Terra, organizzato dall'Associazione Culturale Colli di Monte San Giovanni Campano, un'edizione, quella di quest'anno, che ha inorgoglito il suo presidente, Franco Patrizzi, perché gli sono state aperte le porte del Salone di Rappresentanza della Prefettura di Frosinone, grazie a Sua Eccellenza Emilia Zarrilli. Un sogno esaudito in un solo precedente prima di sabato scorso, ovvero quando il già prefetto Pietro Cesari, figlio della Ciociaria, era a capo del Palazzo di Governo. Il concorso ha quindi anche quest'anno coinvolto gli studenti della scuola primaria e secondaria, i quali, grazie alla collaborazione dei propri insegnanti, hanno preparato elaborati e testi cartacei e multimediali percorrendo il tema della Grande Guerra in occasione del centenario. E come ha scritto un partecipante, la chiamano grande, ma quella guerra non ha avuto nulla di magnifico, se non in termini di devastazione. Consegnati poi i premi anche ai vincitori del concorso di pittura tema allo specchio, ovvero la trasposizione su tela dell'argomento sviluppato dai ragazzi. Svelato il tema del prossimo anno, la 34esima edizione verterà su tematiche ambientali, alla riscoperta di angoli verdi e naturali della provincia di Frosinone da voler valorizzare ed adottare. E per i prossimi anni c'è stato già un suggerimento. Monsignor Giovan Battista Proia, presidente onorario dell'associazione, ha detto: «Io sono nato nel 1917, di quella guerra ricordo molto poco perché ero un fanciullino, ma se doveste scegliere come argomento la Seconda Guerra Mondiale, beh, allora vorrò partecipare anche io».